Il regolamento europeo per la sperimentazione clinica entrerà in vigore nell'ottobre del 2018, ma oggi si sta già lavorando per consentire l'accesso ai dati delle sperimentazioni cliniche. Ne parliamo con il professor Vincenzo Salvatore dell'Università dell'Insubria, qui a Milano in occasione del congresso della SFA, la Società di Scienze Farmacologiche Applicate. Allora, professore, innanzitutto, ma a che punto siamo con il regolamento europeo? Beh, intanto il regolamento è stato adottato nel 2014, quindi ufficialmente è già in vigore. L'applicazione del regolamento, tuttavia, richiede l'adozione di una serie di strumenti, la cui competenza è stata assegnata all'Agenzia Europea per i Medicinali, in particolare richiede la realizzazione del portale europeo che diventerà l'hub a quale presentare tutte le domande di autorizzazione allo svolgimento di uno studio clinico e anche una banca dati europea sulla sperimentazione clinica per consentire la divulgazione dei dati alla comunità scientifica, ai pazienti e alle aziende farmaceutiche. Su questo l'Agenzia Europea per i Medicinali sta lavorando. Le previsioni sono che il regolamento possa diventare pienamente operativo dopo la verifica della funzionalità del portale della banca dati nell'ottobre del 2018. Ecco, oggi questi dati sono accessibili, ma come tutelarli? Ma allora, innanzitutto bisogna dire che l'Agenzia Europea per i Medicinali ha fatto un grande sforzo per quanto riguarda le politiche di trasparenza, anticipando la divulgazione di dati relativi alle sperimentazioni cliniche rispetto all'operatività del regolamento. In particolare l'Agenzia ha cominciato a pubblicare i rapporti sugli studi clinici per i farmaci la cui domanda di autorizzazione è stata proposta a decorrere dal 1 di gennaio del 2015 e quindi questo rappresenta un grande cambiamento di prospettiva, perché mentre prima questi studi erano accessibili su richiesta, adesso vengono proattivamente divulgati dall'Agenzia. È chiaro che il tema è quello di individuare il giusto equilibrio tra esigenze di accesso a questi studi e esigenze di tutela delle informazioni commercialmente confidenziali, per evitare che terzi che hanno accesso a queste informazioni possano utilizzarle in maniera abusiva o per violare i limiti che derivano dalla tutela dei dati regolatori. E quali sono le sfide della trasparenza? Le sfide della trasparenza sono legate alla condivisione di una nozione di informazione commercialmente confidenziale. Questo non è offerta né dalla legislazione né attualmente dalla giurisprudenza e c'è contenzioso in atto fra le aziende farmaceutiche che svolgono attività di ricerca e gli enti regolatori, in particolare l'Agenzia Europea per i Medicinali. Ci sono attualmente 3 cause pendenti davanti alla Corte di Giustizia e ci si attende che la Corte fornirà delle indicazioni interpretative per comprendere cosa possa rientrare nella nozione di informazioni commercialmente confidenziali. È ormai assodato che la posizione iniziale degli enti regolatori, che ritenevano che comunque negli studi clinici non ci fossero informazioni commercialmente confidenziali per definizione, è superata dalla interpretazione che la Corte e la stessa Agenzia oggi ha dato, dicendo che in casi eccezionali queste informazioni ci possono essere. E se queste informazioni ci possono essere, è necessario individuarle e proteggerle attraverso strumenti adeguati.